le illusioni dei grandi illusionisti come David Copperfield. Mi sentite bene? Sì. Un dettaglio fondamentale, non sarò... Tenete conto che l'obiettivo di queste conferenze è quello di creare curiosità, dare spunti agli studenti, non è quello di essere precisi nelle spiegazioni, quindi questo disclaimer iniziale. Detto questo, da questo momento in poi proseguirò parlando come se fosse un pubblico normale, per non che non sia tanto normale, inteso un pubblico di studenti, per esempio, e bando alle ciance. Non preoccupare, non solo calcolare la mente. No, non è vero, non è vero. Poi adesso in realtà il gioco che sto per fare è un altro. Vi sfrutto già che siete qui in 5 per fare quest'altra cosa che useremo più avanti. Quindi ti darò il biglietto, ti darò la penna e quando sarai tornato al posto con calma, in un secondo momento potrai fare qualcosa. Ah, nel frattempo sfrutto già adesso in realtà. Busta chiusa sigillata. Scegli qualcuno del pubblico e portalo. Una persona affidabile per quelli di me. Sì, a naso, guardando il viso. Presidente. Affidabile. Presidente. Se quella è la vostra idea di affidabile. Presidente, non c'è giù. Grazie. Ci vediamo. Questo metti in tasca, penna metti in tasca e con calma, dopo, al posto, puoi usare una calcolatrice, puoi fare la somma. Nel frattempo ti sfrutto per il gioco, per cui